Di professione faccio la boscaiola. Mia mamma, anche lei, ha fatto per 30 anni questo lavoro, sicché per me è del tutto normale svolgerlo anch'io. Mio marito si era ammalato, purtroppo gli hanno trovato una leucemia di quelle forti. Dopo, purtroppo, però, nel giugno del 2012 lui è mancato. Sinceramente volevo chiudere tutto perché ho detto sì, sono partita, è andata male, e ripartire adesso da sola non so se era... Non me la sentivo. Tanti mi dicono se ho problemi a lavorare in mezzo agli uomini, non c'è nessuna discriminazione. Deve aver passione per questo lavoro. Tanta passione. Alla sera sei stanco, però ti guardi dietro e sei anche soddisfatto di quello che hai fatto. Questa passione è nata fin da piccola, perché mia mamma e mio papà avevano un'impresa boschiva. Mia mamma, anche lei, ha fatto per 30 anni questo lavoro, sicché per me è del tutto normale svolgerlo anch'io. Quando ero piccola mi ricordo che magari i miei compagni andavano al parco, andavano in piazza a Belluno, e io invece sono sempre stata con i miei genitori nel bosco durante le elementari e facevo i compiti nel bosco e arrivavo a scuola la mattina con le foglie dentro. Poi nel 2011 con mio marito abbiamo deciso di aprire l'attività, perché ormai mio papà andava in pensione. Diciamo che i sogni non sono andati come si sperava, perché dopo un mese mio marito si era ammalato. Purtroppo gli hanno trovato una leucemia di quelle forti. Dopo, purtroppo, però, nel giugno del 2012 lui è mancato. Sinceramente volevo chiudere tutto, perché ho detto sì, sono partita, è andata male, e ripartire adesso da sola non so se era... non me la sentivo. Sono stato a casa un mese, perché ero decisamente a terra, e dopo un mese sono ripresa, io avevo un dipendente solo allora, e sono ritornata nei boschi, e diciamo che sono partita che... ho fatto fatica, perché era tutta sulle mie spalle, però quando hai passione diciamo che non è che ti pesi tanto le cose. Tanti mi dicono se ho problemi a lavorare in mezzo agli uomini, sarà che sono cresciuta quando lavoravo ancora con mio papà, c'era mia mamma come donna e in mezzo a tanti uomini, perché anche mio papà aveva abbastanza dipendenti, ma io non ho mai trovato nessuna differenza. C'è sempre stato rispetto, e tuttora io sono 10 anni che sono per conto mio e il rispetto tra uomo e donna c'è, non c'è nessuna discriminazione. Lui è il mio compagno e loro, i ragazzi, e loro come?